Il Consiglio Comunale di Grissana Morandi ha voluto rendere il giusto omaggio a un uomo che in campo culturale, in campo artistico ha segnato veramente una svolta. Andrea Migliani è stato il promotore delle prime campagne di rilevamento dei beni artistici e culturali del territorio grissanese ed è stato sicuramente colui che ha cambiato il modo di considerare l'arte e la tutela dei beni artistici. E questo suo nuovo metodo ha fatto storia in Italia ma anche nel mondo. E per questo motivo crediamo che Grissana Morandi, che ha voluto legare il proprio nome a quello di un artista già a partire dal 1985, abbia il dovere di riconoscere personalità di questo tipo e di onorarle anche attraverso la cittadinanza. Io chiedo pertanto al Consiglio Comunale di esprimersi in maniera formale sulla proposta di conferimento, leggendo nuovamente la motivazione. Per la sua partecipazione alla storica iniziativa di Francesco Arcangeli, omaggio a Morandi del 1966, che ha ispirato l'attuale Grissana Morandi Arcangeli 50 anni dopo, per la promozione della vasta campagna di catalogazione dei beni artistici tra il 1968 e il 1974, che ha preso avvio dall'area appenninica, in particolare dalla Valle del Reno, con un'attenzione specifica al territorio grissanese, per l'instancabile passione civile dimostrata in lunghi anni di impegno a definire nuovi orizzonti possibili per la museologia, il rilevamento dei beni culturali e il restauro, con particolare riferimento ai numerosi restauri promossi nei decenni in cui ricoprì l'incarico di ispettore della soprintendenza, di direttore della Pinacoteca Nazionale e di soprintendente, per il ruolo cruciale da lui svolto per la nascita dell'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, per la sensibilità nei confronti del patrimonio artistico dei piccoli centri, specie se periferici, chiedo al Consiglio Comunale di Grissana Morandi un'espressione sulla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria ad Andrea Migliani. Chi è favorevole? All'unanimità. Cittadino onorario di Grissana Morandi. Grazie. Se si alza in piedi un attimo, o anche qualcosa di formale da attaccare al petto. Questo è il simbolo del nostro comune, ovviamente è il simbolo istituzionale, quello del Louvre, questo di Grissana Morandi, più o meno lì, devo dire, grazie a lei. Questo è il simbolo del comune di Grissana Morandi, ovviamente è una medaglia d'oro che ricorda la giornata di oggi. Grazie. Ringrazio tutti con molta, direi, commozione, anche se il caldo che qua dentro mi impedisce di essere ancora più commosso. Questo è uno scherzo. Vi ringrazio di quel che è stato detto e così bene, direi, con precisione assoluta, e rilando tutto a una occasione bolognese all'Archiginnasio, dove appunto il tema iniziale delle nostre esperienze
storico-artistiche di cui stavamo parlando ritornerà a essere esaminato nell'occasione di una vera e propria congresso in proposito. Rimando a quella data le mie considerazioni, devo solo farvi ricordare inizialmente che per me, giunto, è vero, veramente da Urbino, cioè da un grande capitale del paesaggio e dell'architettura, forse la massima architettura italiana, nel nome di John Ruskin, come dicevano gli amici inglesi prima, cioè nel nome di un metodo totale della storia dell'arte, che va dall'economia all'estetica, trovai qui a Bologna un ambiente politico nel quale, nel nome di Guido Fanti da un lato, di Dossetti dall'altro, di Badini, poi soprintendente alla Scala dall'altro ancora, io ho avuto le più grandi possibilità di sviluppare questa attività che poi il professor Roversi Monaco ha voluto ampliare collaborando e fornendo tutta la sua collaborazione sapiente, come il suo predecessore, il professor Carinci, del resto, alla formazione dell'Istituto dei Beni Culturali, che è quello che forse recentemente è stato purtroppo villaneggiato da una stampa indecente e scandalistica, ma che conserva ancora, nonostante siano passati molti anni, la sua unica possibilità in Europa di essere il consulente a disposizione degli enti locali per la risoluzione di tutti i loro problemi estetici, architettonici, urbanistici. Vi ringrazio e spero che potremo vederci alla fine di settembre alla Chisina. Grazie. Grazie professore, questa è la pergamena con cui le viene attribuita.